Pace a voi da Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che rinnova di giorno in giorno le sue promesse e fa scendere la sua benedizione su ciascuno e ciascuna di voi. Amen. Dice il salmista: Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli, la tua fedeltà dura per ogni generazione. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi secondo le tue leggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse stata la mia gioia, sarei già perito nella mia afflizione. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai la vita. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio nostro, ti ringraziamo perché in quest'ora possiamo stare insieme per invocarti e per ascoltare la tua parola di vita. Vieni ora tu stesso in mezzo a noi. Risvegliaci, dacci la luce. Sii tu il nostro maestro e il nostro consolatore. Parla tu con ciascuno e ciascuna di noi, in modo tale che ognuno, ognuna, oda e riconosca ciò che tu gli vuoi dire. Concedi a noi e a coloro che in tutti gli altri luoghi si riuniscono oggi come tua comunità, conoscenza e speranza, una chiara testimonianza e un cuore lieto. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Lampada al nostro piede, Padre, la tua parola, che a noi veder concede, qual è la via del bene. Dolce ristoro all'alma, afflitta e travagliata, una soave calma sempre da lei ci viene. È il pane della vita, guida, vigor, sapienza, voce dal ciel che invita al cielo con Padre, ti supplichiamo che nella tua trovar possiamo pace, allegrezza, ardor. Ci raccogliamo in preghiera prima dell'ascolto della parola del Signore. Signore, tu hai trasformato in forza le cose deboli e disprezzate. Il nostro mondo corre dietro a un attivismo sfrenato e insensibile. Ma tu ci porti alla tua parola, che ci dona le basi per un ordine giusto. Questa è la nostra forza, la tua parola è certezza. Questa è la nostra guida, con la tua parola sappiamo dove andare. Questa è la nostra salvezza, la tua parola viene a noi e agisce, crea tutto nuovo, dona senso alla nostra vita. Signore, dacci un cuore nuovo affinché ascoltiamo la tua parola con vero desiderio di ricevere ciò che promette e la volontà di praticare ciò che ordina. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Leggo il Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra.
Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Leggo da Giosuè al capitolo 2, i versetti da 1 a 24. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: «Andate, esaminate il paese e Gerico». Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rab e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: «Ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese». Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: «Fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese». Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: «È vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero». E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: «Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorei, di là del Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena lo abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra. Poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un segno sicuro, che salverete la vita a mio padre e mia madre, ai miei fratelli e alle mie sorelle, e a tutto quello che appartiene a loro e che ci preserverete dalla morte». Quegli uomini risposero: «Siamo pronti a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare, e quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà». Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune. Infatti la sua casa era addossata alle mura della città e lei stava di casa sulle mura. E disse loro: «Andate verso il monte affinché non vi incontrano i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per 3 giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada». E quegli uomini le dissero: «Noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreremo nel paese, attaccherai la finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te in casa tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare». E lei disse: «Sia come dite». Poi li congedò e quelli se ne andarono e lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. Quelli dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero 3 giorni fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali li cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono.
E quei due uomini ritornarono, scesero dal monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era successo. Essi dissero a Giosuè: «Certo, il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi». Il Signore benedica la lettura e l'ascolto della parola del Signore. Care sorelle, cari fratelli, oggi incontriamo la parola del Signore in un testo molto conosciuto e che qualche anno fa è stata una delle storie che i bambini e le bambine della scuola domenicale hanno scoperto. Una delle grandi storie dell'Antico Testamento che ci raccontano di un popolo che combatte per la salvezza e per la speranza. In questa storia si parla della difficoltà reale del vivere, dei conflitti, degli odi, della cattiveria della vita umana. Un mondo che è reale quanto quello in cui viviamo. Nel nostro mondo di oggi, così come in quello antico, si incune all'intervento di Dio, a volte fatto di grandi liberazioni, ma molto più spesso fatto di piccoli interventi che cambiano la storia delle persone e riportano la speranza. Giosuè è l'eroe di questa grande storia ed è l'erede della missione data a Mosè, condurre il popolo di Dio verso la terra promessa. Come ogni condottiero, prima di invadere una città manda le sue spie in ricognizione. Due uomini di cui non sappiamo nulla, che entrano nella città di Gerico per carpirne i segreti, per conoscerne i punti deboli su cui agire per farla cadere. Il testo ci dice che queste spie entrano in casa di una prostituta di nome Rahab. La casa di una prostituta era certamente il luogo più adatto per raccogliere informazioni. E il testo non ci pone l'interrogativo sulla morale delle due spie, ma ci racconta invece qualcosa su Rahab. Una donna con un'attività non certo ben vista dalla società, ma allo stesso tempo molto richiesta. Rahab è una donna che non si sottrae alla necessità di mantenere in vita la sua famiglia. Forse è costretta alla prostituzione come fonte di sostentamento, ma il testo pone al centro la sua scelta di vivere nonostante una vita fatta di sofferenze. E i riferimenti agli steli di lino sotto i quali si nascondono le spie ci dicono che Rahab era anche una tessitrice, così come la presenza di matasse di filo in vista all'interno della casa. Rahab, attraverso questo incontro e questo racconto, diventa un personaggio importante sia nella tradizione ebraica sia in quella cristiana. Nella letteratura rabbinica è elogiata per essere stata un aiuto molto prezioso per gli israeliti che si trovavano in un momento critico della loro storia. Viene inoltre menzionata 3 volte nel Nuovo Testamento. Oltre alla straniera Ruth, anche la prostituta Rahab fa parte della genealogia del Cristo. Viene poi nominata nella lettera agli Ebrei, tra gli esempi di coloro che agirono per fede, e nella lettera di Giacomo la si accosta ad Abramo come credente giustificata dalla sua opera al servizio di Dio. Il suo lavoro la pone ai margini della società, ma al centro della storia dei credenti. Questo status lavorativo decade completamente. E questo avviene per la sua confessione di fede. Rahab, che non apparteneva al popolo eletto, ha dimostrato che riconoscere Dio come Signore conta più di qualsiasi appartenenza. La fede conta più dell'appartenenza. Non basta far parte di, ci vuole lealtà e fiducia verso le spie di Giosuè, ma soprattutto verso Dio. Dice Rahab: «Ho udito il Signore e le cose grandi e potenti che ha fatto per il suo popolo». Questa confessione di fede è il centro teologico del racconto. Il confine è fluido, si può passare da dentro a fuori e da fuori a dentro. Dipende da che atteggiamento si tiene
nei confronti di Dio e della sua volontà. È un dibattito della nostra vita di credenti oggi, in cui ci chiediamo se sia più importante essere valdesi o essere credenti. Appartenere a un gruppo di persone accomunato da una storia ricca e ad avvincente, volta alla difesa dei diritti di tutti e tutte, e in particolare delle minoranze messe ai margini, oppure riuscire ancora a sentire che la spinta motrice della difesa di questi diritti viene dalla fede in Cristo, dall'ascolto della parola di Dio, predicata e agita nel nostro vivere quotidiano. Ci piace considerarci diversi, ma che cos'è che ci distingue? In questo la storia di Rahab ha qualcosa da dirci. Dio si serve di una donna diversa, una donna ai margini della società, disprezzata e confinata sulle mura esterne della città, eppure cercata e scelta come confidente. Rahab è l'esempio di un'ultima che Dio ha fatto diventare prima, a cui ha dato un compito importante nel piano di salvezza di Israele. Rahab capisce quello che è giusto fare solo nel momento in cui si trova a fare una scelta tra la salvezza data dal regnante di Gerico e quella data da Dio. In quel preciso momento Rahab corre il rischio e fa una scelta che non solo cambia la sua vita e quella dei suoi familiari, ma anche quella dell'intero popolo di Dio, noi oggi compresi. Rahab si assume la responsabilità di far parte del piano di salvezza di Dio, apre le porte alla speranza, alla novità di Dio che è venuto a cercarla. Una corda fatta di filo rosso che annuncia la speranza. Una cordicella rossa appesa alla finestra per segnalare una casa che deve essere risparmiata. Una corda che non può essere usata per reggere il peso di due uomini che fuggono, ma che di certo può essere parte del tessuto di Dio nel suo grande arazzo di salvezza. Può un filo di speranza illuminare ancora le nostre chiese? La storia di Rahab ci insegna che sì, anche un fragile filo di speranza lo può fare. Si tratta di domandarci chi di noi è capace di appendere quel filo fuori dalla finestra di casa nostra per comunicarlo al mondo intero. Si tratta di cercare quella scintilla di desiderio verso Dio che torni ad illuminare il nostro cuore e si propaghi attorno a noi, raggiunga coloro che hanno perso la speranza, per i quali ormai tutto è perduto. Nel mezzo di una città votata allo sterminio, una donna che non appartiene al popolo di Dio viene salvata. Un tessuto di fili rossi intrecciati può tornare ad illuminare di speranza e salvezza anche il luogo più scuro e marginale. In mezzo a quel tessuto pieno di nodi esiste una promessa di salvezza che ci raggiunge ogni volta che professiamo la nostra fede. Amen. Finché confido nel mio Signore, nessun timore mi turberà. Sul buon cammino la al cielo e all'inferno.
del mondo insano mi tenta invano l'iniquità. Felice l'uomo che cerca il Dio, miglior desio giammai sarà. Quando alla croce lo sguardo levo, da lei ricavo la santità. Con pene orrende Gesù mi rende a dignità. Così dal male e dal peccato egli ha salvato Fratelli e sorelle, ci raccogliamo nella preghiera di intercessione per portare al Signore tutte le persone che ci stanno nel cuore. Dio nostro, agisci in noi e trasformaci. Le nostre mani rimangano prive di forza se tu non ci sostieni. Le nostre azioni, i nostri progetti e i nostri intenti si perdono nel vuoto senza la tua presenza. Ti preghiamo, usa le nostre mani, le nostre gambe e le nostre bocche per essere accanto a quanti soffrono la solitudine, il dolore del lutto, l'angoscia dell'ingiustizia. Usaci per portare conforto ai malati e alle persone sole, a coloro che non sanno più quale strada intraprendere, quali scelte fare. Usaci per ridare coraggio agli sconfitti e speranza alle deluse, per portare il tuo amore a quanti non sanno più trovare la via della riconciliazione. Usaci, Signore nostro, perché possiamo essere gli uni per le altre, messaggeri del tuo amore. Te lo chiediamo nel nome di tuo Figlio Gesù, che ci ha insegnato a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Riceviamo la benedizione del Signore. Il Dio della pace vi renda perfetti e perfette in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.